Ciao a tutti e benvenuti ad il terzo rapporto sulle vendite di questo 2023. Se mi avete seguito nei passati episodi, saprete che sto cercando di fare un nuovo format di video su Credi nella tua storia, in cui spiego che cosa sto pubblicando, le vendite, come sta andando dal punto di vista dei miei progetti editoriali e cose di questo genere. Se non avete visto il primo episodio, vi consiglio di andarlo a vedere perché sto parlando di come sto pubblicando una nuova serie techno thriller nel mercato americano, i pro, i contro, difetti, vantaggi rispetto al mercato italiano e sto cercando di avere un'esperienza un pochino più globale per quanto riguarda le vendite e discuto di questo fatto in quell'episodio e in quello successivo, quindi se siete interessati vi consiglio di andarvelo a vedere. Ok, iniziamo. Opere vendute in questo trimestre, intendo luglio, agosto e settembre del 2023. Alla mia destra c'è il mio fidato MacBook Pro, dal quale leggerò, c'è un piccolo script e alcuni dati che mi ricorderanno se dovessi scordarmi qualcosa. Questo MacBook Pro è qui per ricordarmela. Allora, a luglio ho pubblicato Destinazione Facebook Ads, che è un libro di saggistica di circa 30.000 parole e questo l'ho pubblicato wide, quindi non con l'esclusiva ad Amazon. Ad agosto ho pubblicato Tenebre e Luce, che è un box set contenente tre novelle dark fantasy di circa 50.000 parole in tutto era questo box set, e anche questo ho pubblicato wide, quindi senza dare l'esclusiva ad Amazon. Infine, a settembre ho pubblicato L'erede del fato, che è una novella fantasy mitologica di circa 40.000 parole, anche questa wide, anche questa senza dare l'esclusiva ad Amazon. Se mi avete seguito in passato, sapete che sto cercando di raggiungere un obiettivo editoriale in questo 2023 e l'obiettivo è quello di pubblicare almeno un prodotto ogni mese. Per prodotto intendo una novella, un libro di saggistica, un libro di narrativa, può essere un cofanetto, insomma, deve essere però un prodotto diverso da prodotti che ho pubblicato. E per adesso siamo arrivati a settembre 2023, sono arrivato a 9 opere, quindi questo mi mantiene nel percorso di voler pubblicare 12 opere quest'anno e speriamo che riesca in questo ultimo trimestre a pubblicare le ultime 3 opere perché mi renderebbe davvero felice l'aver raggiunto l'obiettivo di questo 2023. Ok, parliamo un pochino di come mi sento ad aver pubblicato questi 3 prodotti. Questo è stato un trimestre importante per diversi motivi, ma uno dei motivi più importanti per cui è stato importante questo trimestre è che mi ha aiutato a completare 3 serie. Infatti, con la pubblicazione di Destinazione Facebook Ads, il box set di Tenebre e Luce e L'erede del fato, ho chiuso 3 serie diverse, in generi diversi ovviamente, però adesso queste sono completate. Quindi la mia serie di saggistica sull'autopubblicazione, la mia serie Dark Fantasy o Dark Fantasy fiabesco e la mia serie Fantasy mitologica. Mi sento bene a riguardo? Ovviamente sono serie molto diverse e hanno una lunghezza ovviamente diversa, però quello che mi è interessato capire a me era come sarebbero andate sul mercato, come sarebbero state recepite dai lettori. E a partire dalla serie mitologica, che è una serie di novelle che vanno da 12.000 parole a circa 40.000 parole, la più lunga, e mi hanno fatto capire diverse cose su quel tipo di fetta di pubblico e quel tipo di formato editoriale, quindi il romanzo breve, se volete, o la novella. In particolare ho imparato un bel po' sul packaging del prodotto e ho imparato un bel po' su quel particolare genere letterario e ho capito ovviamente che è difficile, più difficile spingere un tipo di romanzi di questo genere rispetto a ovviamente romanzi più lunghi. E come sapete questa è una serie che è andata wide e secondo me questa è stata una scelta molto buona. E non metterla su KDP Select perché la brevità di questi romanzi non avrebbe generato, a mio avviso, abbastanza pagine lette da giustificare ovviamente l'iscrizione di questi libri al programma. E un'altra cosa che mi ha fatto capire questa serie mitologica è l'importanza di avere dei box set. Questo è importante non solo perché diamo a un altro tipo di lettore la possibilità di leggere le nostre storie. Infatti, ho visto che ci sono dei lettori che preferiscono il box set rispetto alla storia singola, ma ci dà anche la possibilità di vendere sotto una diversa veste
un libro che abbiamo già scritto senza doverlo ovviamente riscrivere, ci serve solo una nuova copertina, un nuovo titolo, e questo è un modo come un altro per massimizzare gli introiti per un autore indipendente, aiutando, servendo il nostro pubblico di riferimento. Quindi l'importanza, se avete una serie molto lunga, di creare box set. Questa serie mitologica è di 10 libri, quindi ho potuto fare 3 box set diversi, e questi mi hanno aiutato ovviamente a capitalizzare sulle vendite, e questo ovviamente è un tipo di guadagno che utilizzerò per finanziare progetti futuri. Per quanto riguarda invece la serie Dark Fantasy, questa era molto più corta rispetto alla fantasy mitologica, soltanto 3 novelle, e queste generalmente anche più corte rispetto all'altra serie, e è stato un ulteriore insegnamento e istruzione del fatto che libri corti, c'è un certo tipo di fetta di mercato, ma non è abbastanza davvero da giustificare la fatica di scrivere alcuni di questi racconti. Non c'è assolutamente niente di male se preferite scrivere corto, però dovete anche capire che c'è la possibilità che venderete molte meno copie e farete magari meno introiti, visto che molti lettori sono più interessati al romanzo lungo rispetto che a storie brevi, oppure novelle, oppure novellette. Un'altra cosa che mi è piaciuta fare molto con questo genere è stata che mi ha permesso di sperimentare con un tipo di libri molto di nicchia, però ho visto che ci sono delle persone interessate. Se riusciamo, magari anche con social media, oppure con il nostro following preesistente, oppure con pubblicità per libri, a attirare traffico interessato, potremmo generare alcune vendite anche significative. Ok, parliamo dei progetti futuri. Se avete seguito gli episodi precedenti, sapete che sto concentrando gran parte delle mie risorse nel 2023 per pubblicare una serie tecno-thriller, una quadrilogia sul mercato americano. War of Pandora, che è il terzo titolo di questa serie, sarà pubblicato ad ottobre, e nel momento in cui vedete questo video dovrebbe già essere online, e al termine di questa pubblicazione dovrò soltanto pubblicare il quarto libro da serie per aver completato quest'altro progetto abbastanza grande. Ora, alcuni di voi sapranno che, visto che l'ho già raccontato negli episodi precedenti, questa serie, questo lancio nel mercato americano non sta andando molto bene, sto vendendo molte meno copie rispetto a quelle che mi aspettavo, però ho, diciamo così, speranza che quando arriverò alla serie completa e utilizzerò davvero le mie risorse per promuoverla, magari anche e soprattutto il box set, riuscirò a rifarmi delle perdite, che ovviamente questa serie sono stato io a tradurla dall'italiano all'inglese, però ovviamente ha richiesto costi per l'editing, per la creazione delle copertine, quindi per adesso da quel punto di vista sono in rosso, però ho speranza che quando il progetto sarà completo riuscirò almeno ad andare in pari, se non a guadagnare, però ovviamente il mio obiettivo come autoeditore è quello di guadagnare. Vi farò sapere ovviamente come procede la storia nel prossimo rapporto. Per quanto riguarda il mese di novembre, ho già deciso che pubblicherò un altro cofanetto mitologico contenente 3 storie, e questo praticamente chiuderà la collezione di cofanetti mitologici che potevo pubblicare, perché le prime quattro storie sono già state messe in un cofanetto, le altre, la storia numero 5, 6 e 7 è stata messa in un altro cofanetto, e l'ultimo cofanetto in cui ci sono la storia numero 8, 9 e 10. E spero che anche questo mi aiuterà, l'uscita di questo cofanetto mi aiuterà a fare un certo tipo di ricavo. Ho già visto che ci sono alcune persone che hanno comprato il preordine, quindi finger crossed, vediamo come andrà a finire da questo punto di vista. Vi farò sapere ovviamente se ci sono novità importanti, però fino a questo momento la vendita di box set della serie è sempre andata molto bene, quindi mi aspetto che anche questo cofanetto si difenda. Ok, passiamo ai dati trimestrali. Come sempre, tenete a mente che quando vi parlo di dati trimestrali in questa serie, vi sto soltanto parlando delle royalty su Amazon. Ho deciso dall'inizio, e ho spiegato il perché, di includere soltanto le royalty di Amazon e di tralasciare tutte quelle wide o da altre stream of revenue che avrò, giusto per rendere le cose più semplici e veloci. Allora, partiamo dal numero di iscritti organici alla mia newsletter. A fine settembre 2023 era di 187 persone. Il numero di iscritti organici alla mia newsletter non fiction
invece era di 260 persone. La spesa per le ads o promo o per promuovere in generale i miei libri è stata di 308 euro. Numero di copie vendute su Amazon 189 e il guadagno su Amazon rispetto al trimestre dell'anno passato, quindi del 2022, è sceso del 9%. Un annuncio a questo punto: non ci sarà un quarto rapporto trimestrale per il 2023, perché mi sono accorto che se avessi dovuto farlo sarebbe stato alla fine di gennaio 2024, quindi ho detto non ha molto senso. A questo punto è meglio fare un rapporto annuale del 2023, in cui includerò anche il quarto rapporto del 2023, per farvi capire magari meglio come è andato il mio anno rispetto al 2022. E mi raccomando, se siete interessati a sapere qualcosa di specifico in questo rapporto, fatemelo sapere nei commenti di questo video. Se siete interessati a qualsiasi altra cosa che ho detto, di cui ho parlato, come sempre fatemi delle domande, commentate, sono sempre felice di cercare di rispondere al meglio che posso. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale YouTube di Credi nella tua storia, se ancora non l'avete fatto, così che quando pubblicherò un nuovo rapporto, un nuovo video su self-publishing, book marketing o scrittura, voi sarete i primi a saperlo. Grazie per avermi seguito, buona scrittura e buona pubblicazione.